amici di LNP Pass, buonasera e benvenuti alla Baltur Arena, dove fra pochi minuti si affronteranno la Sella Cento e la Gesteco Cividale. Rimbalzo di Cento, transizione di Palumbo che spinge un po', si butta contro Berti, si protegge col suo fisico, pregevole 5-0 targato Mattia Palumbo. Arci contro Vince Cole, lo contiene, palla per Redivo, un po' confusionario l'attacco di Cividale, si butta dentro Redivo, perde la palla, 2 contro 1, vediamo l'alzata per la schiacciata del professore Mitchell per Nick Arci, spettacolo qui alla Baltur Arena. Si cerca di dare palla sotto Arci perché su di lui c'è Rota, arriva il raddoppio, palla per la Durner, arriva Marangon che gli sporca il possesso, si subisce canestro avendo un fallo da spendere. Prova la preghiera Mussini, incredibile da oltre la metà campo, Federico Mussini, 24-17 sulla sirena, il canestro del play guardia reggiano. La rimessa per la Sella Cento, la situazione a rimbalzo vede avanti Cividale per 19-13, anche le statistiche ovviamente confermano quello che vediamo. Mitchell si alza e realizza, 35-24 Wendell Mitchell, da voi colpa non saperne leggere né scrivere, spara questo tiro che c'entra un po' poco, dopo un rimbalzo offensivo poteva magari giocarla un pochino meglio. Esterno di Pilastrini, Mitchell si sente caldo, 9-0 per la Sella Cento, 41-24. Palumbo adesso fa fatica un po' a circolare la palla a Cento, ma cava le castagne dal fuoco Federico Mussini con la tripla del più 18. Rota, vediamo se se ne avvede, palla per Cole che finge il tiro, poi lo prende e proprio a fil di sirena realizza, 46-32, la tripla di Vince Cole che riduce un pochino il gap. Ribalta per Gnani, ancora per Rota, ancora Dell'Agnello, non tira, Cole in palleggio, si butta dentro, viene murato, poi ancora Gnani che fa qualcosa di utile ma sbaglia e recupera Mitchell. Durner, braccato Mussini, palla sotto per la Durner, grande pazienza, grande circolazione di palla e alla fine schiacciata di Max Ladurne. Più lunghi perché adesso si lascia palla a Mastellari che prova a buttarsi dentro e realizza, infatti è il secondo canestro a fil di sirena che realizza Cividale. Offensivo di Cividale, adesso c'è questo mismatch da gestire perché c'è Rota contro Bruttini, tira da 8 metri, canestro da leader questo di Eugenio Rota, tiro forzato, non ho capito la scelta di Mastellari, non l'ha fatta assaggiare ai compagni per poi prendere una soluzione piuttosto forzata. Direi che con Spilastrini rimette in campo Rota. Palumbo come orti nuovi con una tripla di importanza capitale, quella orti nuovi era stata la tripla del più 6, non c'è time out. I ragazzi delle due squadre si erano già diretti verso le panchine. Porto sbaglia, palla di Miani e termina l'incontro con risultato di 78-67. Importantissima questa vittoria della Sella Cento.